Ciao a tutti ragazzi e come sempre bentornati su un altro episodio di Groominger Style. Continua il proseguimento dei prodotti Aliefe, arriviamo al capitolo consecutivo, ovvero conclusivo, perdonatemi, dei prodotti per quanto riguarda i capelli e la messa in piega da parte di Aliefe. Vi ricordo, prodotto in Italia, a Bologna. Andiamo a vedere subito come si presenta a differenza del prodotto che abbiamo visto la volta precedente. In questo caso andiamo a vedere il prodotto con fissaggio forte, da questa grafica che ricorda lo stile chicano, quasi quelle grafiche presenti sulle bandane, come potete vedere dallo sfondo. Colorazione di un turchese molto acceso, un azzurro bello elettrico che ricorda quasi un color Tiffany o uovo di pettirosso. Abbiamo una pomata per capelli sempre a base d'acqua. Cera per capelli a base d'acqua, fissaggio forte. Come potete vedere quest'oggi i capelli ce li ho molto molto umidi. Li vado anche a inumidire ancora un pochino perché, essendo un fissaggio davvero molto forte, vado ad usare anche il pettine un pochino più largo questa volta. Come si dice? Una presa maggiore sul capello, quindi preferisco andare a inumidire ulteriormente il capello, vedete è molto bagnato ancora. Vado a prelevare una noce che si presenta simile al prodotto della volta scorsa, però è un pochino più solido, risulta sempre gelatinoso, ma un pochino più solido. Questo prodotto va lavorato, a mio avviso, molto velocemente rispetto al precedente, motivo per cui anche io ho inumidito i capelli perché mi danno modo di poter lavorare il prodotto senza che si asciughi subito, logicamente. Vado come sempre a distribuire il prodotto su tutti i capelli, uniformemente, da davanti a dietro. In questo caso ho messo maggior parte del prodotto da dietro. Ora vado ad applicarlo con la seconda presa davanti, cercando di distribuirlo anche in mezzo, perché logicamente sennò vi ritroverete col centro del capello, sembra uscito dai The Cure. Col centro del capello dove non è stato applicato il prodotto, quindi allargo, applico al centro e successivamente all'esterno. Porto su tutte le lunghezze, come sempre, a fare un bel crestone super punk. Già sentite il prodotto che logicamente un pochino inizia a tirare. Quindi, pettine alla mano, distribuiamo il prodotto uniformemente. Faccio la stessa cosa identica della volta precedente, vi faccio giusto logicamente vedere la differenza di prodotti perché avendo un fissaggio più forte ha anche una profumazione diversa. In questo caso non è più una profumazione al cocco come il prodotto che abbiamo visto la volta scorsa, nonché Eliefe tenuta media che profumava di cocco. In questo caso bensì abbiamo un prodotto che ha una profumazione che a me ricorda molto una colonia maschile, una colonia un po' simile a, possiamo dire, l'Acquavelva, ad esempio per chi segue il canale anche dal ramo della rasatura. Logicamente, a parte che ho avuto il pettine, logicamente bisogna cercare di distribuire bene anche dietro il capello, se no rimane piuttosto solido. Cerco di fare il mio solito slick back Pompadour lavorandolo in fretta. Questa volta mi sono anche munito dello specchietto per andare a vedere io dietro che cosa sto combinando, logicamente, perché sennò vedete si creano, non so se si vede in camera quello che io sto vedendo nello specchio, qua si va ad aprire una sezione, mentre così ho modo di capire dietro come sto distribuendo il mio capello. Non voglio fare proprio un ducktail dietro, però quantomeno un po' di unione. Vabbè, adesso è scomodo per me lavorare logicamente con lo specchio alla mano perché ho bisogno prima di impostare bene il capello. Sono passato al lato sottile dei denti del pettine e cerco sempre di portare avanti il mio Pompadour. Logicamente il capello fa sempre schifo come taglio, ve l'avevo già detto la volta precedente, quindi ho qualche difficoltà in più per il discorso delle lunghezze, ma presto verranno sistemate quando diventiamo gialli, molto probabilmente, o quando finisce così. Non potete sapere di cosa sto parlando. Inizia a tirare subito, quindi io vado già proprio a impostare il capello. In questo caso volevo fare uno slick back Pompadour, però low, ma squared, cioè viene squadrato, non è più tondo come il Pompadour classico.
ma viene impostato un pochino angolare qua sopra, vedete? Poi cercando di non distruggere quello che ho appena fatto, vado a chiudere il tutto. Però logicamente inizia già a tirare il prodotto, quindi devo anche spicciarmi. Cerco di sistemare il sistemabile, ma bagno prima il pettine, in modo già da risvegliare il prodotto, perché essendo un fissaggio molto forte, tira subito. Ha una tenuta per me spettacolare, cioè questo è ancora più forte rispetto alla viola come tenuta. No, mi sa che faccio quello che faccio di solito, ovvero mani ancora sporche di prodotto, bagnate sotto l'acqua, vado un attimo a riscompigliare i capelli. So che questo mi creerà dei rasta praticamente, però è un passaggio che faccio tutte le volte che uso questo prodotto, perché almeno so che dandogli un paio di botte d'acqua mi aiuta a sistemare tutto come voglio io. E vi stavo dicendo, tenuta molto molto forte, molto estrema, che io apprezzo notevolmente, soprattutto come vi ho spiegato la volta precedente lavorando in cuffia. Non mi va neanche questo a creare la conca della cuffia, è fenomenale, io sono contentissimo quando uso El Jefe, perdonatemi, ho sempre avuto questo errore di pronuncia che giustamente il buon Fabione mi ha fatto notare, El Jefe, ma quasi quasi non faccio più uno squared, faccio solo uno slick back, vediamo come mi gira oggi, tanto devo uscire e devo andare a beccare Boffini, vediamo un po', voglio solo vedere come un po' più magari... più chickens, ma quasi quasi texture sottile del pettine. No dai, voglio fare il figo in De Angeli col Max, facciamo un po' di squared, sennò non mi sento bene. Porto in avanti. Il problema di avere questi capelli così brutti, vedete che cosa succede, che qua ti vengono le ali dell'anatra praticamente. Ma non cercherò di farlo molto estremo quest'oggi, perché comunque ho notato una cosa, ma non solo con questo prodotto, con tutte le creme strong, quando poi vado ad utilizzare questi prodotti che hanno una buonissima tenuta, tirando molto da sopra, nell'arco della giornata sento comunque che la fronte un po' qui mi tira, nel senso mi dà qualche leggero fastidio la pelle, ma a livello dei nervi, cioè sento come un fascio di nervi che mi tira, perché logicamente il capello va a effetto elmetto e quindi oggi sto avendo delle difficoltà, eh? Allora, vediamo se riesco a ricombinare. Ok, qua ci sono praticamente, tanto poi io l'ultima botta d'acqua finale gliela do, ma prima devo sistemare il dietro. Niente ragazzi, oggi è it's so complicated. No dai, faccio lo slick back classico mio, perdonatemi questo cambio di decisioni mille volte, ma non mi va oggi molto il pompadour squared, non mi ci vedo, però lo voglio fare un po' più con un trend un po' più nuovo, cioè nuovo, un po' più moderno questo slick back mio, quindi pettine largo, cercando di andare a riprendere la stessa linea. Ok, slick back impostato, logicamente lo vado ad alzare un pochino perché sennò sembra un Caesar, cioè praticamente. Ok, dietro leggero, possiamo dire sempre ducktail, ma non è un ducktail logicamente, non avendo io i capelli sui lati, capelli lunghi si intende, eh? Ok, un pochino più in avanti, pettine largo, vedete non è proprio non è proprio affatto un pompadour, ma è un po' uno slick back. Allora voglio andare a controllare com'è tutto dietro. Sì, è un po' scompigliato, quindi cosa faccio io solitamente? Vado a bagnarmi le mani, proprio le passo sotto l'acqua, rinvigorisco il prodotto che ho tra le mani e prendo proprio una microscopica, cioè vedete, punta di prodotto, faccio colare l'acqua dalle mani in modo che non siano troppo umide, punta di prodotto tra le dita e la sciolgo, se ci riuscissi, perché mi scivola logicamente essendo piccola,
la vado a sciogliere. In questo modo vado a coprire tutti i difetti, quindi la applico qua, così, dove so che almeno che dietro magari il capello un pochino si impenna. Quindi mi risciacquo le mani con l'acqua, sperando che sempre sia tutto in ordine, ultima botta di pettine e il mio lavoro oggi è terminato. Intanto vi dico già una cosa, questo sicuramente è un prodotto con una tenuta fantastica e anche una profumazione fantastica, ma come consigliava il buon Fabio, è sicuramente più indicato per l'estate, perché ha una tenuta molto molto forte, quindi vi va ad aiutare laddove ci siano delle giornate piuttosto calde, a tenere un po' di più in posa il capello. Certo, se volete lo potete usare anche d'inverno, non è che qualcuno ve lo vieta, però aiuta molto sicuramente d'estate, nel senso, se andate a prendere la viola d'estate magari avrà una tenuta minore, cioè magari sicuramente avrà una tenuta minore rispetto a questa. Penso sia quasi tutto impostato, logicamente qua un po' a me si sfibrano i capelli, ma perché questo taglio è veramente un disastro. Allora, ce la facciamo o non ce la facciamo? Ce la facciamo, ce la facciamo, non preoccupate. Piano piano si fa tutto, eh? Oggi sono un po' lento, ma di solito la mattina ci metto veramente 10 minuti a fare queste cose. Ok. Quasi fatto. Vado giusto un attimino con la mano umida, ma proprio leggermente umida, a passare dove sento imperfezioni. Controllo che sia tutto a posto, niente in ordine. Ok, ci siamo. Prodotto applicato, slick back fatto e finito. Logicamente qua, vabbè, avendo anche delle vertigini, è un po' difficile gestire i miei capelli dietro, ma come vi ho detto, poi verrà tutto sistemato, ma prima o poi, non da me, perché non vale più la pena che ci metta io le mani, al massimo vado ogni tanto ad accorciare i lati. 360 veloce volante, devo solo capire a distanza di quanto. Ok, lucentezza bella, bella presente, ma non che fa sembrare il capello unto o sporco come una oil based. Qua c'è un piccolo difetto che dopo vado a correggere. 360 del back, sempre questo, vedete un po' questo, questa chiusura a culo di papera, come dicono gli americani. Il prodotto inizia logicamente poi a tirare, nell'arco di una mezz'oretta ma anche meno lo sentite già perfettamente in posa, impostato. Io metto la mattina, tempo che arrivo sull'autobus, quindi 10, tempo di una sigaretta, e sento che già il prodotto è bello in tenuta. Quindi della differenza tra viola e azzurra ve l'ho spiegato anche per il discorso della stagionalità. Io ci tenevo giusto solo a farvi un attimo solo un'ultima raccomandazione, ma non è riguardante solo il lieve, è riguardante generalmente tutti i prodotti e tutte le pomate. È solo una buona norma che sto imparando in questo periodo, soprattutto anche nel corso dell'estate, o comunque adesso che fa caldo, ad utilizzare, che siano oil based, quindi che siano pomate a base d'olio, che siano pomate a base d'acqua, se non volete ritrovarvi con questi problemi, perché a me è successo con il prodotto che vedremo settimana prossima, che già comunque lo, cioè settimana prossima, lo vedrete quando arriva il video, che è questa qui, la Sheer Revival, è una clay non ortodossa, perché comunque al suo interno ha dei grassi. Logicamente ti passi le mani nei capelli, il prodotto te lo distribuisci in fronte, vuoi o non vuoi, o comunque alla base, cola prima di uscire di casa, salvietta per pulire la fronte, perché è solo una raccomandazione, ma vi giuro, fanno male, ci hanno fatto male in questo periodo, è stato un po' un problema. Quindi vado a pulire bene il viso, onde evitare che io abbia prodotto sparso in giro che mi crea questi inestetismi, ma tendenzialmente con l'IF non mi succedeva niente. Quando si va a usare, io lo faccio con qualsiasi genere di pomata, senza saperne leggere né scrivere, che sia oil based, che sia water based o che sia una non ortodossa. Però tendenzialmente io per buona norma vado giusto a pulirmi la fronte, tanto comunque
qualsiasi pomata leggermente poi vi lascerà lucidi nell'arco della giornata quando va a perdere la sua tenuta. Lucidi nel senso in questa zona qui, perché comunque, vuoi o non vuoi, il calore sia emanato dalla cute sia dal sole e comunque nell'arco della giornata un pochino il prodotto, qualsiasi esso sia, ve lo va a scaldare e rilasciare comunque un pochino di materiale sulla fronte e sulla cute. Quindi ragazzi, questa volta per Grooming Hairstyle è tutto. Io ringrazio ancora il buon Fabio, thanks bro, per avermi mandato i prodotti, sempre tu lo sai. Se li volete acquistare, come sempre vi lascio qui sotto i social. Andiamo verso l'estate, quindi se ne volete acquistare uno dei due, voi acquistateli entrambi, perché a me sono piaciuti entrambi. Se volete capire quale dei due è più indicato per un periodo caldo, sicuramente El Jefe tenuta forte, quindi la versione azzurra. Noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio di Grooming Hairstyle e ricordatevi come sempre, se sei depresso, mettiti i capelli in posa più spesso. Ciao ragazzi e fate i bravi.